Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Sono Edo Poletti, imprenditore di business online. Avvio scalo business online da un po' di anni. Nell'ultimo anno la mia attività ha superato il milione. Oggi ti spiego esattamente la struttura aziendale che ho utilizzato, i processi che ho utilizzato interni e quello che io utilizzo sia per me che per i miei clienti per avviare e scalare business online e superare il milione di fatturato. Quindi stiamo parlando di fatturare circa 80-100 mila euro al mese. Questa è la struttura che ho utilizzato, la struttura che utilizzo. Sarà un video abbastanza lungo perché voglio andare nel dettaglio, perché se sei un imprenditore, libero professionista, comunque qualsiasi tipologia di persona che vuole avviare e scalare attività online, devi guardare, devi sapere queste cose, guardare questo video. Sono concetti che io ho appreso nel tempo ed è esattamente come funziona la mia azienda. Ho tolto la parte di vendita perché è un reparto a sé, però ti spiego esattamente come faccio ad arrivare al reparto di vendita, quindi come creare un'offerta, come portare traffico all'offerta, come scaldare, educare il lead tramite un funnel e poi come portarlo a conversione. Sembrano cose molto complicate, non lo sono, è un processo lungo perché non è semplice fare soldi in generale. Chi ti dice che è semplice perché vuole venderti qualcosa di molto semplice che poi in realtà non ti porta a far soldi. Però oggi ti spiego come avere un'azienda sostenibile che ti porta con degli asset, con comunque una costanza, ok? Che è quello che penso tu voglia fare se vuoi avviare a scalare un business online. Non vuoi l'e-commerce che ti viene venduto, che un giorno funziona e l'altro no. Devi fare ricerca prodotto costante, devi prendere prodotti scadenti da Cina o comunque dai fornitori esterni che non ti danno nessun tipo di servizio. Comunque, ci siamo capiti. Io spiego più che altro come avviare a scalare aziende sostenibili nel tempo, anche se ci metti più tempo, poi hai comunque degli asset che ti porti avanti per diversi anni. Allora, partiamo da quello che è la struttura aziendale. Dovresti vedere nello schermo questo riguardo, che è la struttura aziendale. Questa è la struttura che mi ha permesso di scalare oltre 100.000 euro al mese. Il mio massimo che sono arrivato con le mie attività è più di 300.000 euro al mese. Spero che quando guarderai questo video io sia arrivato anche di più. Di conseguenza posso spiegarti come arrivare anche a 500.000 e poi 1.000.000. Ad oggi non posso farlo, quindi ti spiego come arrivare e dove sono arrivato. Allora, partner CEO sta all'interno di tutto. Abbiamo il sales manager, delivery manager, frontman, marketing manager e setter manager. Allora, sales manager, figura più importante lato vendita. Non andrò nel dettaglio lato vendita perché è un capitolo a parte. Oggi ti spiego più che altro il processo che utilizzo per arrivare alla fase di vendita. Poi tutta la fase di vendita la spiegherò in un'altra lezione, perché c'è proprio un'ultima parte che devi costruire, formare, educare, motivare e portare avanti con diversi KPI, diversi dati, diversi fogli da andare a vedere. Quindi oggi voglio essere un po' più lean. Arriveremo soltanto fino alla parte di vendita, poi mi fermerò. E c'è tanto lavoro, perché fare soldi online o fare soldi in generale non è semplice come ti fanno credere i guru lì fuori, come ti fanno credere per venderti l'e-commerce o per venderti il metodo per far soldi. Non funziona così. Allora, partner, in questo caso sono io, o piuttosto il CEO, ok? Io parlo soltanto con le persone qua in verde, quindi parlo solo ed esclusivamente con i manager della mia azienda. Non parlo con nessun altro all'interno dell'azienda, non parlo con l'editor, il copywriter, il grafico, i setter, i closer, i fornitori o il community manager. Perché? Perché ci sono i manager. Non lo faccio per una questione di ego, non lo faccio per una questione di presunzione, ma per il semplice motivo che non riuscirei a stare dietro a tutto. Quindi l'azienda non sei tu, l'azienda sono le persone all'interno. Di conseguenza le persone che vedete qui in verde sono le persone di cui mi fido ciecamente, le persone che a cui diciamo devo dare il 90% del merito di quello che faccio. Non sono io, ok? Quindi, allora, partiamo dal sales manager, che è la figura più importante lato vendita. Senza la vendita non puoi chiudere i clienti, non puoi trasformare potenziali clienti in clienti paganti, di conseguenza non puoi scalare attività, non puoi far fatturato, l'azienda non gira. Quindi questa è la prima figura che io ho preso, è la figura più importante. Questa persona forma, in questo caso, tre venditori. Closer sono venditori. Venditori che fanno chiamate di vendita ogni giorno, 8 chiamate di vendita al giorno potenzialmente, quindi 8, 16, 24, 32 chiamate di vendita con una conversione media del 20% sulle chiamate registrate. Faccio due calcoli per farvi capire un attimo. Vediamo se riesco a spostarla di qua. No, non me lo fa fare, devo far così. Ok. Ok. Scusate, sto facendo i danni come al solito. Allora, esempio pratico, 4 per 8 chiamate a calendario su una conversione del 20% su un ticket medio di circa 2.000 euro. Ok, un esempio, sono 12.800 euro al giorno. Per 30 sono 384.000 euro, senza contare weekend sarebbe per 20, quindi arrivi a 300.000 euro circa. Con tre venditori puoi farlo benissimo, ok? Con queste tipologie di conversione,
per farvi un esempio pratico di come funziona la mia attività, ok? Quindi, sales manager che gestisce, assume, manda via, monitor tutto lato vendita, quindi capisce lato vendita come performiamo, se abbiamo delle lacune, se stiamo performando molto meglio, bonus, incentivi, tutto quello riguardante lato vendita lo gestisce il sales manager, che ha stretto contatto con chi? Con il setter manager. Il setter manager è la persona che gestisce tutti i setter, perché si chiama setter manager. I setter cosa sono? Sono una figura che vanno a apparecchiare il piatto per i closer, per i venditori. Quindi, per esempio, se all'interno della mia video lezione, piuttosto che del mio funnel di vendita che andiamo a vedere dopo, qui in basso, arrivano 100 persone, di queste 100 persone noi andiamo a fare una selezione, le qualifichiamo per esempio soltanto 10, ok? L'80-90% delle persone non vengono qualificate, quindi non passano dai venditori. Di conseguenza, se io voglio portare 10 chiamate o 8 chiamate ad un venditore, per esempio facciamo 10 per tornare a rendere i calcoli più semplici, dato che sono di scalcolo, 10 chiamate al venditore, devo portarne 100 all'interno del mio funnel di vendita. Perché? Perché l'80-90% devo portare circa 80-100 chiamate, 100 persone all'interno del mio funnel, perché poi l'80-90% vengono scremate, di conseguenza non sono idoni per i nostri prodotti e servizi, quindi li mandiamo da altre parti o comunque non passano il processo di candidatura e di conseguenza non passano i venditori. Quindi il setter manager forma, assume e monitora tutto quello che è la parte di setter, quindi tutte le persone che hanno contatto con il lead, che è la persona interessata, che fa azione, vede la mia offerta tramite la pubblicità ed è interessata eventualmente al nostro prodotto e servizio. Non è che se sei interessato a me dei soldi io ti prendo all'interno dell'azienda, scegliamo i clienti tramite appunto una scrematura iniziale fatta dai setter. Quindi i setter scremano per poi passare le chiamate più qualificate ai venditori, che riescono a capire se e come possiamo aiutare l'eventuale potenziale cliente, e se possiamo aiutarlo e ci rendiamo conto che il nostro servizio fa per lui, lo portiamo in chiamata di vendita e di conseguenza gli proponiamo l'offerta che abbiamo, ok? Questo è come funziona. Quindi queste due persone lavorano ogni singolo giorno in stretto contatto. Perché? Perché le conversioni, perché tutta la parte di vendita è riguardante sales manager e setter manager. Ora passiamo dal frontman, che è una delle figure un po' più snelle. Allora, frontman è la persona che ci mette la faccia all'interno di un'attività. Io non sempre ho attività dove ci metto la faccia in prima persona, perché non posso mettere la faccia ovunque, per esempio. Quindi ho altre attività dove ho preso dei professionisti, degli esperti in quel singolo settore, gli ho costruito tutta l'infrastruttura che vedete in questo video, e lui però mette la sua competenza, mette il prodotto servizio, mette la sua faccia per pubblicizzare il tutto, quindi sia contenuti, sia lato pubblicità, sia lato prodotto, quindi competenze reali. Faccio un esempio pratico: ho preso un trader di 15 anni di esperienza per i mercati finanziari, non sono io il trader con 15 anni di esperienza sui mercati finanziari, di conseguenza ne ho preso uno, un professionista che ha quella competenza lì, e in quel settore lì gli ho costruito tutta l'infrastruttura. Facciamo così per i nostri clienti: noi prendiamo professionisti, liberi professionisti che sanno esattamente di quello che parlano, per esempio avvocati, commercialisti, piuttosto che dottori, piuttosto che chiropratici, piuttosto che qualsiasi tipologia di professione, e vogliono avviare e scalare la loro attività online, quindi hanno la competenza, loro sono il frontman. Questo frontman, in questo caso per questa azienda, ha stretto contatto, oltre che con tutti gli altri manager, con un community manager. Perché? Perché abbiamo una community. La community deve essere gestita, quindi tutta la parte di community management viene fatta tramite la nostra piattaforma interna, in questo caso, e tramite il community manager oltre che il frontman. Lato delivery, abbiamo delivery manager. Questo penso sia uno dei ruoli più importanti, se non il più importante, perché sono dell'idea che il prodotto sia il cuore dell'azienda, che l'azienda giri intorno al prodotto e non viceversa, come la pensa il 99% degli imprenditori. Facciamo marketing e vendita, vendiamo, poi il prodotto ci pensiamo. No, io penso all'opposto: prima faccio un prodotto devastante che faccio ottenere risultati ai clienti al 100%, e quindi sono molto convinto di quello che vendo, e poi una volta fatto quello creo l'azienda e la struttura. Ci sono stati tantissimi clienti, tantissimi che vogliono lavorare con me lato agency, quindi dove mi dicono: io ho i soldi, vieni e costruiscimi tutto e l'infrastruttura e io ti pago tanti soldi. Non ho voluto, perché avevano un prodotto scadente, quindi non lavoro con persone che hanno un prodotto scadente, perché semplicemente perché, uno, da un punto di vista etico, ma va bene, tralasciando anche da un punto di vista etico, proprio l'azienda non sta in piedi se non è un prodotto valido per un periodo lungo di tempo. Tutte le persone che vedete oggi sul mercato, che domani non ci saranno, fatevi due domande: vendevano prodotti di merda, ok? Quindi io sono un molto scettico per quanto riguarda il prodotto. Se non ti porta risultato, migliora il prodotto fin quando non porta risultato al cliente, e se non ho un prodotto valido non vado a mercato. Quindi questa è la cosa più importante. Per questo il delivery manager, che in questo caso l'ho chiamato delivery manager, ma si potrebbe anche chiamare Head of Customer Success, quindi che ha la responsabilità di migliorare costantemente il prodotto, di capire il customer service, come funziona, se sta funzionando bene e quanto è felice il cliente del prodotto comprato. Solitamente la discrepanza più grande è la discrepanza tra valore che dai e prezzo che chiedi per il tuo prodotto, più successo hai in un business. Di conseguenza il compito, le metriche su cui valuto un delivery manager è appunto, o Head of Customer Success, chiamiamolo come vogliamo, è appunto
quanti risultati ottengono i clienti in maniera pratica in base a quello che promettiamo in fase di vendita e appunto la discrepanza che c'è tra valore che diamo e prezzo. Solitamente deve essere 1 per 10 il prezzo che compra il cliente e il valore che riceve da questo prodotto o servizio. Con il delivery manager sotto ai fornitori e il team delivery, quindi tutte le persone dall'assistenza piuttosto che la persona che magari è un po' più tecnica e quindi aiuta i clienti per alcuni aspetti tecnici, piuttosto che tutta la parte invece di onboarding del cliente, tutta quella parte lì viene gestita una volta che viene effettuata la vendita fino a quando poi il cliente sta all'interno della nostra azienda, viene gestita dal team delivery, quindi dal delivery manager con tutte le persone. Qui in basso invece abbiamo il marketing manager. Questa è la parte anche molto importante dell'azienda. Perché? Perché senza marketing, anche se è un prodotto ottimo, nessuno lo vede. E di conseguenza marketing vuol dire traffico. Traffico vuol dire far capire alle persone e diciamo far vedere la tua offerta a persone in target. Quindi prima di capire cosa vendere, bisogna capire a chi vendere, che problema risolvi e a che tipo di persona. Quindi il marketing ha il compito di prendere quel tipo di persona, andare a comunicare a quel tipo di persona e presentargli l'offerta che abbiamo creato. Di conseguenza il marketing manager ha un editor, un copywriter, un grafico. Stiamo espandendo molto questo team perché è fondamentale. Adesso stiamo prendendo un creative manager, quindi una persona che fa soltanto la pubblicità, la parte pubblicitaria e non solo, tutta la parte di marketing lato organico, quindi soltanto parte a pagamento pubblicitaria, perché è fondamentale. E non vado troppo nel tecnico perché diventa molto complesso. Comunque il marketing manager è la persona con il compito di portare traffico alla nostra offerta, appunto. Questo è il suo compito e lo valutiamo in base a 1000 metriche che abbiamo interne. Non vi faccio vedere tutte le metriche perché uno non capireste nulla ed è normale che sia così, soprattutto se avete iniziato da poco, volete avviare e scalare la vostra attività o comunque non avete fatto niente online o poco, e due perché sarebbe un video veramente di 20 ore e più. C'è il corso apposta, c'è la community di school con il mio percorso apposta, però questo è un altro discorso. Non è questo video per venderti nulla, ho detto sta roba qui ma non voglio vendere nessunamente nulla, stai tranquillo. Allora, ho creato una struttura per farti capire un attimo come funziona bene o male bene la struttura. Non vado nel dettaglio perché veramente sarebbe folle. Allora, per far capire la complessità comunque di avviare e scalare un business online sostenibile, un'azienda vera e propria, cioè ci sono dipendenti, c'è persone, hai responsabilità, non è un gioco, ok? E purtroppo tanti lo trattano come un gioco, infatti falliscono, soprattutto in un medio lungo periodo di tempo. Comunque, partiamo dal traffico. La parte di traffico appunto è far capire le persone, far vedere alle persone in target la tua offerta, quindi a chi vuoi farla vedere la tua offerta. Per esempio, se io vendo rasoi non posso far vedere la mia offerta a mamme perché non venderò nulla. Quindi se io per esempio il mio target è avvocati, non posso andare a fare pubblicità su TikTok per esempio, perché è molto probabile che gli avvocati su TikTok non ci siano, ok? Quindi ci sono due tipologie di traffico, inbound e outbound. Traffico inbound, partiamo da quello che è quello un po' più semplice, dove tutti iniziano. Si suddivide in Instagram organico, quindi post, reels, storie in evidenza, ok? YouTube organico, quindi shorts e video lunghi come questo per esempio. Questo è un post di YouTube organico, ok? Io in questo caso sto facendo su un traffico inbound YouTube organico. E LinkedIn organico, quindi post, anche qui, email, newsletter, offerte, novità o eventi. Questa è tutta parte inbound. Inbound vuol dire persone che cliccano per guardare un tuo contenuto. Quindi, per esempio, se tu vai sul mio Instagram, per esempio, io prendo l'esempio della mia attività in questo caso, vedrai i reels, le storie, i post in evidenza. Tu sei un contatto inbound in questo caso. Perché? Perché vai a vedere tu il mio profilo, ok? Non sono io che vado a cercarti, sei tu che vieni da me a vedere il mio profilo. Stessa cosa con il mio video YouTube. Tu ad oggi sei venuto qui a vedere il mio video, di conseguenza sei un contatto inbound, ok? Tutto quello che fa il lead, in questo caso il potenziale cliente, e come azione primaria, quindi di interesse, allora è un lead inbound. Outbound invece è quando noi andiamo a cercare nuove persone. Di solito vai in outbound con il traffico a cercare persone per trasformarle da outbound a inbound, ok? Questo è il processo che bisognerebbe fare. Anche qui si suddivide in tre parti: ads, quindi pubblicità. Di questa pubblicità c'è Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e Google. Email, outreach, noi usiamo Loom per B2B, quindi per andare a prendere business. E DM outreach, anche qui Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e Google. Ok, allora, il 60%, 70% del fatturato arriva dalla pubblicità. Traffico a pagamento, perché è quello più scalabile, è quello più veloce da utilizzare, quello più veloce da implementare, quello più preciso in assoluto, hai tracciamento di qualsiasi cosa. Se non stai facendo traffico a pagamento stai perdendo un sacco di soldi, hai dei paradigmi probabilmente che ci vogliono un sacco di soldi per mettere su un'infrastruttura, per spendere in pubblicità. Non è così, perché dopo le prime vendite reinvesti il capitale delle vendite acquisite, di conseguenza scali. Io sono partito veramente con un capitale minimo quando ho iniziato facendo pubblicità a pagamento, e quello che mi ha permesso
non so se hai visto il mio caso studio, nel 2023 passare da 67.000 euro di fatturato a gennaio, in un mese, febbraio, 209.000 euro, soltanto senza cambiare niente, ma soltanto utilizzando le ads. E tra l'altro le ads soltanto su Instagram e Facebook, quindi niente di più, niente di meno. Pensa ad avere un'infrastruttura di ads con, appunto, come abbiamo detto prima, il marketing manager, che è il suo compito, che compra traffico, da tutte queste piattaforme. Hai un sacco di persone interessate alla tua offerta che ogni giorno arrivano sul tuo funnel di vendita, che dopo andiamo a vedere. Poi email outreach è andare a prendere, per esempio, business owner o comunque imprenditori, liberi professionisti, persone in target. Nel mio caso sono queste persone, perché faccio B2B per quanto riguarda email outreach con Loom, quindi faccio dei video personalizzati per ogni singola persona dove analizzo il business e gli spiego come potrebbero migliorarlo. Se gli piace, prenota una chiamata con il mio team di vendita con me e di conseguenza poi passano alla fase di vendita. DM outreach stessa identica cosa, funziona allo stesso identico modo. Qui è fondamentale cosa? Allora, capire l'ecosistema funziona, non funziona la singola attività. Cioè, non è che vuol dire funziona Instagram organico o funzionano le ads a pagamento o funziona email outreach, non vuol dire niente, funziona o non funziona. Ma è quanto bene riesce a farlo funzionare. E questo fa tutta la differenza del mondo. Perché? Perché c'è gente che fa ads e non riesce a fare ads perché non è profittevole, c'è gente che fa Instagram organico e non riceve traffico perché non è in grado di farlo, c'è gente che fa LinkedIn organico, YouTube organico da anni, per esempio, ma non ha risultati che magari ha un'altra persona che lo fa da molto meno tempo, per due motivi principali. Uno, perché non sono in grado di farlo da un punto di vista tecnico e strategico, e quindi non sanno i principi e le fondamenta dietro quello che è una struttura, una strategia di marketing, quindi copiano le altre persone, i competitor. Il problema è che le tattiche che copi funzionano oggi ma non funzionano domani, e quindi se tu non sai i principi del marketing, non sai come comprare traffico da un punto di vista di principio, come andare a prendere la persona che ti interessa e portarla all'interno del tuo funnel di vendita, purtroppo non sei sostenibile nel tempo. Quindi magari fai soldi per un mese, due mesi, poi la tattica non funziona più perché il mercato è saturo, la gente è stufa di quella tattica lì, di conseguenza tu rimani un po' come rimangono tante persone. Quindi questo è il primo motivo. Secondo motivo, perché non dà abbastanza valore. Quindi se tu fai Instagram, soprattutto la parte organica, Instagram organico, YouTube organico, tutta la parte inbound, email e LinkedIn, e non dai valore alle persone, le persone non ti seguono, le persone non interagiscono, le persone non fanno assolutamente nulla, perché è giusto che sia così. Perché? Perché l'attenzione è un costo per la persona. Tu che mi dai attenzione per un'ora di video è un costo per te, perché quell'ora potrebbe essere utilizzata per la tua famiglia, potrebbe essere utilizzata per il tuo lavoro, ti renderebbe dei soldi magari anche. Se tu decidi di dare la tua attenzione a me per un'ora di tempo, vuol dire che tu mi stai pagando non con soldi ma con l'attenzione, ed è una currency, una valuta molto più importante al giorno d'oggi, soprattutto per un business. Di conseguenza il modo migliore per dare valore alle persone è dare valore alle persone, punto. Non ci sono strategie, non c'è nient'altro. Cioè, l'unico modo che tu hai per dare valore alle persone è essere una persona di valore. Per essere una persona di valore devi sapere di quello che parli nel dettaglio, nello specifico devi insegnare le persone in maniera gratuita, così la gente ti seguirà. Perché? Perché è disposta a scambiare la loro attenzione per il contenuto che tu dai, per il reward che tu dai alle persone. Se io in questo video ti spiego esattamente la struttura e tu sei soddisfatto di quello che impari perché ti do valore, ti insegno informazioni nuove che non hai sentito da nessun'altra parte, è molto probabile che creerai anche il video successivo mio, o comunque un'altra volta che uscirà il mio video mi regalerai altra attenzione. Perché? Perché ritorno sull'attenzione che avuto la prima volta e abbastanza alto per ridarmela di nuovo. È come dire: compro un caffè al bar, il caffè è buono, ritorno in quel bar il mattino dopo e ricompro quel caffè. Perché? Perché il valore di quei soldi è più alto rispetto, è più alto, il valore del caffè è più alto rispetto ai soldi che ho dato, il valore che ti do io è più alto rispetto all'attenzione che tu dai. Quindi questo è il motivo per cui le persone, soprattutto da un punto di vista organico, non ottengono risultati. Questo è uno dei motivi. Il secondo motivo, abbiamo detto che non sono capaci, non hanno da un punto di vista strategico i principi e le fondamentali del business in generale, e quindi fanno dei up and down folli perché fanno il metodo per guadagnare, che poi il metodo non funziona più perché è una tattica e quindi si saltano al mercato. Terzo motivo è che non lo fanno per un periodo di tempo abbastanza lungo e con consistenza, quindi e con costanza. Quindi io non mi aspetto di diventare famoso su YouTube per qualsiasi motivo, non mi aspetto di avere un following folle, mi aspetto soltanto di postare, e quindi determino il mio input YouTube su qualsiasi piattaforma, non cambia nulla, dando più valore possibile alle persone per un periodo di tempo molto lungo, con costanza ogni singolo giorno, o comunque 3 volte a settimana su YouTube, 2 volte al giorno su Instagram e via dicendo. Facendo così, non aspettandosi niente, poi ottieni risultati e quindi traffico, ok? Questo è come funziona da un punto di vista organico. Da un punto di vista invece di outbound, quindi anche lì valore, volume e qualità. Quindi se io potrei mandare, per esempio praticissimo, spero che tu lo capisca, potrei mandare email come fanno tantissimi spam con un software automatizzato, però faccio i video Loom per ogni singola persona a cui vado a fare outreach.
È un lavoro difficile? Sì. È un lavoro lungo? Sì. È un lavoro stancante? Sì. Benvenuto nel business. Però funziona. E quindi lo faccio. Stessa cosa nelle ads. Quante ads testi? Quante pubblicità testo? Testo 400 variabili di pubblicità per ogni singolo test che vado a fare. Altre persone ne testano magari 20. Chi avrà più successo secondo te? Io. È più difficile testarle, di avere più persone, di avere più capitali? Sì, però hai più successo. Ok? Quindi è proprio, non è se funziona o no un aspetto o l'altro, ma è se lo fai funzionare in base alle tue competenze. E ricordati che se tu oggi non stai facendo i risultati che vuoi fare è perché non sei la persona che può raggiungere quel risultato e molto probabilmente non hai le competenze, i tratti caratteriali e le credenze per farlo, che sono le tre cose che determinano diciamo la capacità o comunque il risultato di un imprenditore. Tratti caratteriali, competenze e credenze. Tratti caratteriali e credenze sono le cose più importanti, le competenze arrivano col tempo. Allora, tutto questo traffico poi dove lo dirigiamo? Lo dirigiamo su un funnel di vendita. Un funnel di vendita adesso è come se fosse un imbuto, qua te l'ho disegnato come un imbuto. Abbiamo tre tipologie di funnel di vendita, abbiamo tre tipologie di step all'interno del funnel di vendita: top of the funnel, consapevolezza; middle of the funnel, interesse, educazione; bottom of the funnel, vendita e conversione. Allora, obiettivo del top of the funnel: ottenere contatti con cui puoi interagire ed aprire conversazioni, email, WhatsApp, chiamate, direct message sui social, piuttosto che commenti, piuttosto che like, qualsiasi tipologia di traffico che arriva all'interno del funnel è un contatto da un punto di vista di consapevolezza. Top of the funnel è il primo step del funnel. L'obiettivo è ottenere contatti con cui poi puoi andare a interagire, ok? Qui parliamo anche di followers che entrano sul tuo profilo social, leads che lasciano il contatto ad engagement, persone che interagiscono con il tuo profilo in generale, sia da un punto di vista inbound che da un punto di vista outbound, che poi diventa inbound, ok? Esempio pratico, faccio le ads, una persona che vede la mia pubblicità, quindi su una pubblicità a pagamento outbound, su pubblico freddo che non mi conosce, non sa quello che faccio, guarda, è interessato al video, clicca sul video e di conseguenza diventa un lead inbound. Perché? Perché magari va sul mio Instagram organico e guarda i miei reels. Questo è come funziona il processo, ok? Molto semplice, stessa cosa con le email, stessa cosa con tutto. Una volta che diventa in inbound, ovviamente passa attraverso il funnel. Allora, questo è il primo touch point, punto di contatto del potenziale cliente, qui dove dirigiamo tutto il nostro traffico. In questo punto, all'interno del funnel, abbiamo per il 90% lead freddi, quindi gente che non sa chi sei e non sa cosa fai, che non sanno quello che facciamo, che non sono consapevoli di un problema e non sanno chi siamo. L'obiettivo di questa parte del funnel è renderli consapevoli del problema che hanno, che noi andiamo a risolvere, e prendere di conseguenza il loro contatto. Facciamo questo tramite un opt-in, cioè una finestra che devono compilare con i loro dati per accedere alla parte successiva del funnel. Non tutti lo compileranno, per questo motivo iniziamo la schermatura. Qua è fondamentale capire che il funnel lo utilizziamo per un motivo solo: per portare il cliente da non essere consapevole, quindi non essere consapevole di un problema che hanno. Per esempio, se tu non sei consapevole che hai bisogno di più clienti per scalare la tua attività, io ti spiego il motivo per cui hai bisogno di più clienti per scalare la tua attività. Poi, una volta fatto questo, bisogna educarli su chi sei e cosa facciamo. Lo facciamo tramite il middle of the funnel, cioè un processo educazionale che viene fatto, un ecosistema di educazione che viene fatto all'interno del tuo funnel di vendita per far capire al lead sì che hanno un problema, ma che tu puoi essere la soluzione del problema. Perché? Perché hai aiutato altre 1000 persone che hanno fatto la stessa cosa, perché dai contenuti di valore sui vari social, di conseguenza ti mostri di sapere quello che fai e soprattutto dai valore gratis alle persone. Tutte queste cose qui è un processo educazionale, ok? Dove costruisci fiducia. L'obiettivo del funnel in generale è quello di scremare le persone, perché non tutti quelli che entrano nel funnel convertiranno oggi. Quindi, per questo motivo, tu devi portare in fase di vendita tutte le persone che sono già pronte ad acquistare, quindi che magari ti conoscono già, sanno chi sei o comunque sono consapevoli di avere un problema e hanno un problema molto grande che vogliono risolvere subito. Per esempio, se la tua azienda sta andando in bancarotta e tu non hai più liquidità, probabilmente sei un lead molto più caldo rispetto a uno che non vuole neanche costruire un'azienda, perché non sa neanche cosa voglia dire costruire un'azienda. Quindi la diversa temperatura di lead ti permette di, grazie al funnel, di portare in conversione, quindi bottom of the funnel, soltanto le persone pronte ad acquistare, e quindi diventano persone pronte ad essere convertite e cambiano l'ambiente da un ambiente di educazione e di consapevolezza ad un ambiente di vendita. Tutte le altre persone che invece hanno bisogno di rimanere in questo funnel, quindi in questo imbuto, e non sono ancora alla fine dell'imbuto, come puoi vedere qui bottom of the funnel, quindi alla fine dell'imbuto, tutte le altre persone rimangono all'interno dell'imbuto, in questa scatola dove tu con contenuti educazionali scaldi e di conseguenza poi una piccola percentuale sarà pronta pian piano ad essere convertita. Succede un sacco di volte che magari una persona entra nel mio funnel di vendita oggi e poi la converto tra 6 mesi. Perché? Perché magari da un punto di vista caratteriale ha bisogno di più fiducia, perché magari non si fida
fida di me e dice questo ragazzino di 21 anni di Dubai che mi scamma, è truffa, eccetera eccetera, mille motivi, e di conseguenza io con il valore che do, con le live che faccio, col valore gratis che do a questa persona, aumento la fiducia di questa persona e di conseguenza poi lui sarà pronto a comprare in un certo momento. È ovvio che se io non do valore, se io mi dimostro ragazzino di 21 anni che scamma, truffa Dubai, ovviamente non comprerà mai e di conseguenza quel lead è perso, anzi. Quindi il mio obiettivo all'interno del funnel non è soltanto prendere e dirigere tutto il traffico all'interno del funnel, ma quello di educare e scaldare le persone e portare soltanto quelli consapevoli e di conseguenza consapevoli di chi sono, di cosa faccio, del problema che hanno e della soluzione che io ho per loro in fase di vendita. Tutti gli altri rimangono all'interno del funnel, quindi middle of the funnel, dove c'è un processo di interazione, interesse ed educazione, ok? Quindi retargeting alla gente che non fa outbound subito per renderli consapevoli. Questa è una cosa un po' più tecnica da un punto di vista di ads, ok? Middle of the funnel, appunto, il processo educazionale, costruire fiducia e consapevolezza del brand, di chi sei, di quello che fai, in modo tale da scaldare il lead e portarli a fare azione. Storie in evidenza, post, reel, dirette, interazioni, box domande, sondaggi, CTA per portare lo step successivo del funnel, lead magnet, risorse gratuite. Qui devi avere dei contenuti già esistenti e soprattutto dei piani editoriali che ti permettono di postare contenuti in maniera giornaliera. In questo momento del funnel è fondamentale il canale YouTube. Infatti YouTube è il migliore strumento che abbiamo per scaldare il tuo pubblico. I video lunghi educazionali che danno esclusivamente valore funzionano molto bene, perché valore uguale fiducia, fiducia uguale vendita. Il tuo canale Instagram e YouTube sono gli asset migliori in assoluto nel tuo business per il traffico. Coltivali e pensa a lungo termine. Se posti un contenuto al giorno su ogni piattaforma per un anno, non ti dovrai mai più preoccupare del traffico all'interno del tuo business. Guarda quello che faccio io, do contenuti di valore più possibile, dandoti informazioni gratuitamente che ti danno la possibilità di costruire fiducia nei miei confronti, sapere chi sono, cosa faccio e di conseguenza poi eventualmente se la nostra soluzione può fare a casa tua risolvere un problema tuo che hai, allora puoi convertire e di conseguenza diventare da potenziale cliente a cliente, ok? Bottom of the funnel, qui l'obiettivo è portare lead caldi in chiamata di vendita, checkout, conclusione della vendita. Quindi se è un e-commerce, se è un checkout, se no chiamata di vendita, se no conclusione della vendita. Qui utilizziamo il funnel VSL principalmente, con una lezione gratuita che educa e scalda ancora di più il lead e lo porta a prenotare una chiamata gratuita con te e il tuo team di vendita. I lead più caldi e pronti ad acquistare arriveranno a questo punto alle funnel, gli altri tiepidi e freddi rimarranno nella fase educazionale, quindi middle of the funnel, fino a quando non avranno abbastanza fiducia in te, nel tuo prodotto e nella tua azienda e proveranno abbastanza dolore per fare azione nel cambiare la loro situazione. Perché anche questo è fondamentale? Perché anche se hanno fiducia in te ma non hanno abbastanza dolore per cambiare la situazione che hanno in questo momento, non fanno azione. C'è una cosa che si chiama soglia di azione. Se tu non provi abbastanza dolore per fare azione, per cambiare la tua situazione, non fai azione. Se tu hai male a un braccio, però non hai così tanto male da prendere la medicina non la prendi finché il tuo braccio non ti fa abbastanza male da prendere la medicina, ok? Quindi tante persone magari in questo momento non hanno bisogno di clienti, perché magari non hanno neanche un'attività, perché magari non gliene frega niente di avere più clienti, perché fanno fatica a gestire quelli attuali, di conseguenza non faranno azione, anche se hanno fiducia in me, in quello che faccio e in chi sono. Quindi rimangono, non vanno nella fase di vendita, perché sarebbe lead perso questo, sarebbe un lead che non è pronto per essere convertito in questo singolo momento, però magari tra 3 mesi espandono la loro azienda e di conseguenza poi hanno bisogno di acquisire più clienti per stare a galla e quindi poi sono abbastanza caldi per essere convertiti, perché hanno fiducia in me, in quello che faccio nella mia azienda, ma soprattutto hanno un dolore che devono risolvere, un problema che devono risolvere è abbastanza grande da fargli fare azione e quindi poi vengono convertiti. Quindi non è detto che un lead che entri oggi venga convertito domani, dopodomani, anzi per il 90% delle volte non è mai così. E tante persone non danno abbastanza valore da costruire abbastanza fiducia per poi convertire le persone. Perché? Perché non sono persone di valore e di conseguenza danno, scusate il termine, merda all'interno del mercato. 90%. Infatti dopo 2 anni non ci sono più. Allora, questo è come funziona a grandi linee un funnel di vendita, ok? Poi ovviamente non vado anche qui nel tecnico perché potrei far vedere tutti i miei funnel. E tutto il resto lo faccio nella community di school, qui non lo faccio perché ovviamente sarebbe dei video veramente lunghissimi. Vi faccio vedere dei processi di follow up che noi andiamo a fare all'interno del nostro ecosistema di marketing. Quindi, una volta che le persone per esempio hanno interagito, ci sono 4 stage, 4 flow. Interessato, una persona interessata. Engaged, una persona che interagisce. Calendly, una persona che prenota, quindi che gli mandiamo il link per prenotare una chiamata, una consulenza. Noi facciamo chiamata di vendita one to one in videochiamata, di conseguenza in questo caso sarebbe chiamata di vendita, se fai un e-commerce sarebbe il checkout, comunque il concetto è lo stesso. E poi una persona che prenota appunto la chiamata e quindi si trasferisce nell'ambiente di vendita. Passiamo a vedere questa cosa qui, che praticamente è l'inbound flow. Questo è il flow che noi utilizziamo in azienda per portare persone da interessate a prenotare una chiamata, ok? Interessato è una persona che mostra interesse, come ho detto prima potrebbe essere una persona che mette un like
like a un tuo post, una tua reel, una tua storia, commenta un video YouTube, piuttosto che tu fai una CTA per esempio dando una risorsa gratuita e lui vuole la risorsa gratuita. Comunque qualsiasi punto di contatto che il lead o tu fai con il lead è un lead interessato e di conseguenza entra all'interno del tuo funnel. Quindi gli dai un permesso di contatto, ci sono dei modi più specifici per farlo, ovviamente anche qui non vado nel dettaglio perché sarebbe follia. Comunque mandiamo dei messaggi vocali o dei video direttamente fatti da me ad ogni singola persona in maniera personalizzata per chiedere il permesso di essere contattati. Gli facciamo un follow up se non rispondono. Un follow up sarebbe un semplice messaggio o messaggio vocale per chiedergli perché non ha risposto, comunque rimandargli il messaggio perché si fa questa cosa qui. Dopo lo vediamo nell'altro processo di follow up, ti spiego esattamente perché noi contattiamo così tante volte le persone, non per una questione di ossessione, ma perché noi abbiamo un problema, noi abbiamo una soluzione a un problema che loro hanno, e se sono interessati hanno un problema che devono risolvere. Di conseguenza, se noi non vendiamo o comunque non convertiamo quel cliente, non gli diamo una soluzione al problema, facciamo un disservizio al cliente. Di conseguenza, dato che siamo estremamente convinti della qualità del nostro prodotto e servizio, noi non lasciamo andare il lead fin quando non ci dice guarda, non sono interessato. Di conseguenza facciamo un follow up, due follow up, tre follow up, diventa magari in questo processo, solitamente dopo due follow up diventa engaged. Engaged vuol dire appunto che noi abbiamo il contatto, comunque il permesso di contattarlo è stato dato, quindi abbiamo avuto un riscontro positivo. Per esempio mi scrivi su Instagram, benissimo, ti mando un video, un messaggio vocale, ti chiedo guarda, ti interesserebbe questo documento gratuito che ho fatto? Sì, benissimo, figo, perché voglio risolvere questo problema. Benissimo, te lo mando gratuitamente, sarebbe la VSL, ok, Evergreen, che è un video dove ti spiego o ti risolvo un problema, quindi ti spiego qualcosa dandoti valore gratuitamente, o comunque ti spiego e ti rendo più consapevole di un problema che potresti avere, oppure ti educo su qualcosa. Qui poi gli chiediamo il permesso di mandare il link Calendly, quindi prenotare eventualmente una chiamata gratuita. Qui ci sono 7 processi di follow up, quindi se non dovessi rispondere qui ti scriviamo per sette volte finché non rispondi, in poche parole, oppure se finché non ci vuole, non sono interessato, allora lì smettiamo di scriverti. Una volta fatto questo, di solito dal quinto al settimo follow up prenotano una chiamata, ci danno il permesso di mandare il link di Calendly. Una volta mandato il link, poi si fa follow up anche qui, o prenotano subito, quello che succede per il 70% delle volte, e le altre volte facciamo anche qui follow up, quindi ricordiamo alle persone, guarda, ti abbiamo mandato il link, se vuoi prenotare una chiamata e di conseguenza risolvere il problema, e di conseguenza cambiare la tua vita, comunque alleviare un dolore che ad oggi hai, guarda che devi prenotare una chiamata con il mio team per capire più che altro se noi facciamo il caso tuo oppure no, perché tante volte anche non è così. Di conseguenza, amici, come prima, ti do contenuti gratuiti ma non per forza devi convertire, ok? Solitamente tipo l'1% dell'audience in generale di una persona converte. Perché? Perché gli altri magari o non hanno abbastanza la soglia del dolore abbastanza alta, o comunque non sono pronti ancora, non sono educati, o comunque non vogliono proprio comprare. Di conseguenza non è un problema, io sono disposto a dare contenuti gratuiti come questo a tutte le persone. Perché? Perché ci sono tante persone povere nel mondo e non voglio che tu sia un di quelle, di conseguenza faccio questi video, ok? E questa è Multichannel Inbound Tracker Dashboard, è una dashboard che noi utilizziamo per tracciare esattamente tutte le persone che entrano in inbound all'interno del mio ecosistema di marketing, e quindi traccio ogni singola persona per ogni singola conversione, che tipo di processo fa, per esempio da interessato a engaged, da calendar prenotato, con tutte le percentuali che abbiamo per capire e fare una stima ogni singolo mese in base a quanto traffico portiamo, quanto fatturato possiamo generare. Questo non c'è nessuno. Perché non c'è nessuno? Perché nessuno traccia niente. Perché nessuno traccia niente? Perché nessuno ha aziende sostenibili con una previsione chiara di quello che sarà l'azienda tra 2, 3, 5, 6 mesi. Ma fanno la tattica che funziona oggi, non funziona domani, per 6 mesi non funziona più, poi prendono un trend di mercato, fanno un po' di soldi, poi di nuovo passano altri 6 mesi a capire cosa funziona e cosa non funziona. Perché? Perché non i principi, perché non sono aziende. Quelle che vedi online nel 90% non sono aziende. Sono tattiche messe lì, metodi messi lì che funzionano per un mese e poi basta, ok? E non è quello che voglio avere io, e non voglio quello che voglio, e non è quello che voglio costruire per i miei clienti. Voglio costruire processi che funzionano, testati, e che di conseguenza ti portano chiamate e di conseguenza business ogni singolo mese in maniera scalabile. Allora, questo invece è il sistema di follow up che utilizziamo per il pubblico più freddo, ok? Quindi sono due diversi sistemi fatti da diverse persone, diversi setter o chatter in questo caso. Tutti i leads devono uscire da questo processo una volta che hanno schedulato un appuntamento, ok? Oppure quando ci dicono guarda, non mi interessa la tua offerta, non mi interessa quello che fai, quindi lasciami stare. Ottimo, se riuscite a trovare un modo per unire Facebook Messenger, Instagram DM a questo processo, potete aumentare i vostri risultati di un ulteriore 10-20%. Sistema di follow up, quando farlo?
I nuovi contatti di Facebook Ads in questo caso devono essere contattati immediatamente. Più tempo ci mettete, meno gliene importerà della tua offerta. Prima si chiama, più clienti si collegano i punti tra la vostra chiamata e l'offerta o lead magnet per cui si sono iscritti, decideranno di fissare un appuntamento. Abbiamo visto prima che qui nel funnel o qua, quando per esempio lasciano il loro contatto, abbiamo detto prima che questo è il primo touch point, punto di contatto del potenziale cliente, qui chiamiamo le persone o comunque le contattiamo quando arrivano dalla pubblicità. Perché? Perché magari se sono diventati lead interessati, li vogliamo portare ad essere lead engaged e quindi magari gli mandiamo una guida, gli mandiamo qualcosa, ok? Quindi per esempio quando farlo, subito, se non rispondono lasciate un messaggio vocale con il testo della telefonata, poi chiamateli a giorni alterni per una settimana, poi una volta a settimana per un mese, poi una volta al mese finché non dicono di smettere di chiamare. Consigli da applicare, siate la soluzione. Quando chiamate questi lead ricordate che state offrendo una soluzione a un problema importante e che state rispondendo a un'azione compiuta da loro. Questo è fondamentale. Non sei tu che costringi le persone a lasciare i loro contatti, sono loro che grazie alla tua offerta, grazie al tuo processo di traffico che abbiamo visto prima, lasciano i loro contatti e quindi vogliono e ti danno il permesso di essere contattati. Questa è una cosa fondamentale che in pochi capiscono. State facendo loro un favore e apprezzeranno il follow up continuo se lo farete in modo gentile e professionale. Non spammiamo le persone, non vendiamo in maniera aggressiva, diamo valore alle persone, una certa percentuale di queste persone che ricevono valore da noi convertiranno e ci daranno soldi, un 1%, punto, mettetelo in testa, ok? Rendere la cosa personale, avere una persona o un team dedicato che segue i contatti, stabilire un legame personale è fondamentale, inviate messaggi personalizzati, siete professionali e premurosi, non freddi e corporativi. Un lead è un lead, ogni lead ha compiuto un'azione che dimostra il suo interesse. Se non riuscite a contattarli questo mese, provate il mese prossimo. Ogni persona con dolore e sofferenza che trattate è un potenziale cliente, che si sia iscritta questo mese o quest'anno. Quel problema non si risolve senza il vostro aiuto. Questo è un paradigma che la gente ha. Io non contatto le persone perché ho paura di contattarle e di rompergli le palle. Ma voi sapete quante persone, quante cose hanno le persone per la testa ogni singolo giorno e che non gliene frega assolutamente nulla? Magari non gliene frega nulla di chi siete? Ve ne rendete conto e quindi gli dovete voi andare a cercare le persone, perché se voi aspettate che i clienti arrivino da voi, una percentuale arriveranno da voi ma sarà troppo piccola per raggiungere certi volumi, quindi dovete andarle a prendere. E loro hanno fatto azione perché hanno un dolore, hanno lasciato il contatto perché gli è dato qualcosa di valore e di conseguenza sono disposti a alleviare il loro dolore, risolvere un problema che hanno, se no non avrebbero lasciato il contatto, non avrebbero mostrato interesse in quello che fai. Ok? Quindi tra lavoro e famiglia e il mutuo le persone si dimenticano di tutto, gli stessi appuntamenti con il medico, delle tasse, persino dei suoceri. Contattandolo comunicherete che siete una persona autentica, contattandolo rafforzate il motivo per cui si sono iscritti, contattandolo collegate i punti tra i loro obiettivi e la vostra e la loro situazione. Se non siete genuini nel vostro follow up, i vostri potenziali clienti lo sapranno e andranno altrove, ed è normale e giusto che sia così. Quando seguite con costanza, con l'onesto desiderio di entrare in contatto con persone reali, se ne accorgono e vi apprezzano. Seguendoli esprimete la fiducia che avete nelle vostre capacità di risolvere il loro problema e risolvendolo potete alleviare i loro dolori e farli progredire verso il loro obiettivo. Andiamo giù qui. Quando dovresti fermarti? Smettete di seguirli quando vi dicono di smettere di seguirli. Molto semplice, né prima né dopo. Il fatto che abbiano ignorato il vostro messaggio e la vostra segreteria telefonica non significano che vi odino. Non state facendo spam, state solo seguendo, state dando seguito a ciò per cui loro si sono iscritti in primo luogo. Tenete presente che le persone sono super impegnate, la vita si mette sempre quasi sempre in mezzo, ma hanno fornito i loro dati e sono diventati un lead per un motivo, hanno un problema da risolvere, hanno un dolore da alleviare. Continuate a contattarli finché non vi dicono che non sono più interessati alla vostra offerta. Questo premesse generali. Sarò molto veloce qui perché non voglio ovviamente annoiarvi su tutto quello che è il processo. Allora, giorno 1, quando lead viene catturato, chiamata, doppio squillo perché tanti hanno da disturbare, io compreso, di conseguenza non vedranno la tua chiamata se non fai un doppio squillo, quindi fai doppio squillo. Lascio un messaggio vocale, messaggio, email. Stessa cosa il secondo giorno, chiamata, messaggio, scusami, primo giorno, seconda parte della giornata, terza parte della giornata, sempre il primo giorno. Se uno fa opt-in, per esempio, quindi ti lascia il contatto alla mattina, lo chiami subito, entro 5 minuti da quando ha fatto opt-in, per presentarti, digli, voilà, hai ricevuto tutto quello di cui hai bisogno, eccetera, eccetera, e dopo, se non dovesse rispondere, per esempio, lo richiami a pranzo, per esempio, oppure primo pomeriggio, e poi lo richiami alle 18 quando finisci di lavoro. Perché? Perché le persone lavorano, quindi magari se non ti rispondono non è perché non gli interessa, ma per il semplice motivo che lavorano e quindi non hanno magari il telefono. Un operaio che lavora non ha il telefono con sé, di conseguenza non ti risponderà mai. Quindi prova in diversi modi, soprattutto, ma anche in diversi
tempisti, in diverse tempistiche a contattarlo, perché non è che se vi rispondono vi odiano, semplicemente hanno un sacco di cose da fare. E una delle poche, una delle ultime cose a cui pensano è la tua azienda. Di conseguenza devi tu fargliela pensare, ok? Giorno 2, 2 chiamate, giorno 3, 2 chiamate, giorno 4, 2 chiamate, giorno 5, una chiamata, giorno 8, giorno 14, giorno 30. E poi chiamo ogni 30 giorni. Questo processo di follow up può sembrare estremo, e questo perché è così. Tuttavia, è uno dei processi di lead nurturing, quindi educazione del lead, su Facebook più efficaci al mondo. Utilizzando questo sistema otterrete risultati, punto. Quindi, dato che volete ottenere risultati, perché di fatto ottenere i vostri clienti, perché abbiamo detto prima che il prodotto è la cosa più importante, di conseguenza risolvete un problema reale al cliente, volete risolvere più problemi a più clienti possibili, perché? Perché portate valore al mercato e i vostri soldi che fate sono in uguale proporzione al valore che portate al mercato. Quindi se avete un prodotto, infatti io faccio soltanto tutte queste cose qui, se abbiamo un prodotto o servizio molto valido, se no non faccio tutte queste robe qui, perché per il semplice motivo che uno non è sostenibile e due vado a creare tutta l'infrastruttura su un prodotto che non funziona. Mi è già successo purtroppo per alcuni clienti che avevano un prodotto schifoso, ho costruito tutto, poi quello che è successo è che le persone non ottenevano risultati, di conseguenza ho dovuto ristrutturare tutto e tutte le persone, tutte le energie, tutta l'attività che ho fatto su un'azienda per diversi mesi l'ho dovuta buttare nel cesso, quindi non voglio più farlo, di conseguenza non lo faccio più. Tutto questo lo faccio per il semplice motivo che sono convinto del prodotto o servizio che vendo, e quindi sono convinto di poter risolvere un problema alla persona, e quindi devo stargli dietro. Perché? Perché hanno un problema, devo alleviare quello dolore lì, e se non lo dovessi mai fare, loro daranno i soldi a qualcun altro che non lo alleverà, non gli risolverà mai il problema come faccio io. Perché? Perché sono la competizione del mercato e sono convinto di questo. Quindi se sei nella stessa situazione e sei comunque, e sei convinto di dare un prodotto molto valido all'interno del mercato, da un punto, se sei un avvocato, un commercialista, qualsiasi professione tu faccia, ok? E se tu pensi di dare un prodotto o servizio migliore della competizione, risolvendo problemi reali alle persone, allora devi fare questa cosa qui, punto. È tuo dovere farlo da imprenditore, ok? Poi, dopo che hai prenotato un appuntamento, quindi tutto questo lo facciamo per fargli prenotare un appuntamento con il nostro team, tutto questo che abbiamo visto fino adesso. Una volta che hai prenotato l'appuntamento, fissate gli appuntamenti entro 2-4 giorni dal contatto con il lead, non programmateli ulteriormente, quindi non posticipate ulteriormente l'appuntamento, mantenete lo slancio e portateli in tempi brevi, offrendo loro un posto il giorno stesso se possibile. Dopo che prenotano, invio del calendario, email e messaggio. Dopo che prenotano, sempre chiamata di conferma, messaggio vocale, messaggio e email. Nel giorno dell'appuntamento, messaggio e email. Okay. Se non si presentano, cancellano un appuntamento, continua il processo di follow up. Questo è quello che facciamo ogni singolo giorno con ogni singola persona all'interno di ogni singola azienda che abbiamo. Per questo motivo lavoriamo con poche persone, perché avete presente il lavoro dietro questo, tutto questo? Tantissimo. Avete presente quante persone ci stanno dietro? Tantissime. Avete presente quanto ci ho messo per testare tutte queste cose? Tantissimo tempo. Per questo motivo lo facciamo con pochissime persone, perché è un'infrastruttura di un certo tipo. Lo facciamo con persone dove siamo convinti che vendano un prodotto lecito. Lo facciamo soltanto con persone che abbiano una mentalità di un certo tipo, ok? E poi da qui tutto questo ti permette di convertire un sacco di persone, di fare un sacco di soldi e di cambiare la vita delle persone risolvendo i problemi delle persone, che è quello che facciamo noi ogni singolo giorno. Quindi tutto questo è soltanto lato acquisizione clienti ed educazione clienti. Poi c'è il reparto di vendita, che abbiamo detto prima è formato dal setter e dal sales manager. Parte l'abbiamo visto perché i setter fanno il processo di follow up che abbiamo visto adesso, parte invece poi va la parte di closer, quindi tutta la parte di sales manager che abbiamo visto prima, delivery, prodotto, eccetera eccetera. Quindi questa sarebbe metà praticamente neanche dell'azienda, perché poi c'è tutta la parte di miglioramento del prodotto, questionari interni con i clienti per capire dove e come possiamo migliorare ulteriormente, tasso di risposta, velocità di risposta alle chat che abbiamo di customer service, tutta la parte del back end dopo che un cliente acquista. Perché quello che non capiscono le persone, soprattutto gli imprenditori, è che il lavoro che c'è prima è fatto per fare la vendita, ma il lavoro reale inizia dopo la vendita dell'azienda. E basare tutto sul marketing e le vendite, ok? Poi ti porta ad avere una struttura che magari converte, quindi una struttura che magari fa anche soldi, ma per quanto tempo li fai? Tutti quelli che vendono info business, tutti quelli che vendono purtroppo prodotti scadenti all'interno del mercato qui a Dubai, guru di Dubai, quanto rimangono sul mercato? Li ho conosciuti tutti, ragazzi, dal primo all'ultimo. E quanti rimangono per tanto tempo all'interno del mercato? Pochissimi. Ma perché? Perché il mercato italiano non è enorme. E la voce gira. Di conseguenza gira in maniera molto veloce, anche tra colleghi. Quindi, se è deliverato un prodotto scadente, la gente parla. Ed è giusto che parli. Ed è giusto che voi non guadagnate più soldi.
ok? Ed è quello che fa il 90% delle persone all'interno di questo business. Purtroppo, o per fortuna per me, che delivero un prodotto eccezionale che risolve i problemi ai clienti, di conseguenza starò nel business per tanto tempo. Perché? Perché ragiono in maniera inversa. Tutti ragionano sul marketing vendita, io ragiono solo sul prodotto e poi costruisco l'infrastruttura del marketing vendita, ma che si autoalimenta. Perché? Perché tutte le persone che faccio entrare mi portano più persone, mi portano recensioni, mi portano ancora più clienti. Perché? Perché sono contenti, di conseguenza fanno le referenze. Tutte queste cose qui sono grazie al prodotto. Io posso avere una convinzione dei clienti, posso parlare in maniera così convinta e quindi dare molto più valore su contenuti organici piuttosto che formare e motivare il mio team di vendita in modo tale che possano vendere a più persone possibili. Perché? Perché sono convinto del prodotto che vendo. Se vendessi qualcosa che portasse risultati mediocri o scarsi, non sarei così convinto del prodotto, di conseguenza i miei venditori non sarebbero così, la conversione sarebbe inferiore, tutte le persone che lavorano e la motivazione aziendale sarebbe molto molto più bassa rispetto a quello che è. Perché? Perché comunque abbiamo lamentele, perché abbiamo problemi di back-end, perché abbiamo mille problemi che non abbiamo. Perché? Perché abbiamo un prodotto dove soddisfiamo il valore, diamo un valore per 10 rispetto al prezzo che paga il cliente, di conseguenza soddisfiamo i problemi e i bisogni del cliente. E ovviamente non sono arrivato, non è che il mio prodotto finisce qui, ogni singolo giorno miglioro ulteriormente il prodotto per arrivare ad avere il prodotto migliore in assoluto nella mia nicchia in tutto il mondo. Di conseguenza è un processo lungo che durerà anni, ma i risultati arrivano quando dai valore, costanza, per tanto tempo. Quindi qui non ho incluso tutta la parte di vendita, spero che questo video ti sia piaciuto, che tu abbia tratto un bel po' di valore e che tu abbia capito bene o male come funziona tutta la parte di marketing, funnel, struttura aziendale, quello che ti ho appena spiegato all'interno di questo video. È abbastanza complicato se lo vedi la prima volta, in realtà poi dopo che hai i processi, dopo che hai qualcuno che magari l'ha fatto già diverse decine di volte e che ha funzionato, è molto più semplice. Non faccio questi video per venderti nulla, però se vuoi ho un link in descrizione dove provo a venderti qualcosa, comunque è un funnel di vendita, come hai visto, sono totale trasparenza, non me ne frega niente se lo clicchi o se non lo clicchi, se lo dovessi cliccare troverai una lezione dove ti spiego in più dettaglio quello che faccio io, chi siamo e i risultati che abbiamo portato per i nostri clienti nell'ultimo tempo e come puoi candidarti per eventualmente lavorare insieme. Quindi se hai un'attività vuoi scalarla, se vuoi parti da zero, vuoi avviarne una, possiamo collaborare eventualmente se sei la persona che sto cercando per farlo. Quindi c'è un link qui sotto dove c'è un video, entra nel mio funnel e di conseguenza, in totale trasparenza te lo dico perché non ho nessun problema a farlo, non mi interessa se lo fai o non lo fai, perché YouTube è uno dei processi con cui prendo clienti, sicuramente non è l'obiettivo di questo video, e basta, ciao.